difficilissimo parlare di 'ndrangheta, perché la 'ndrangheta è una delle presenze criminali in Europa, come diceva, in Italia, più difficili da individuare nella sua stratificazione all'interno della società. La 'ndrangheta ha una tradizione, che è quella rurale, quella antica, diciamo, dell'andranghetista classico, come viene considerata nell'immaginario collettivo, quindi si pensa o all'Aprizio, no? Un po' di montanaro che fa il rapimento, che casomai fa la faida a San Luca, che poi faida non è, e cose di questo genere, quindi si pensa a una cosa quasi di coltello, quasi rurale. In realtà la 'ndrangheta ha magistrati, ha avvocati, politici, banche, non soltanto massoneria. La 'ndrangheta forma intere classi dirigenti che si inseriscono nella classe dirigente italiana, e non solo, ma italiana in particolare, perché siamo in Italia, quindi funziona in questa maniera, dove ci sono persone o direttamente appartenenti alle famiglie 'ndranghetiste, o perfino, grazie, qui è arrivato un nome, è arrivato un pizzino, sia direttamente delle famiglie, oppure collegata ad alcune associazioni, chiamiamole massoniche. Poi adesso, ad esempio, una volta c'era la massoneria, c'erano i viti, il grembiulino, il compassino, eccetera. Adesso si parla di massoneria all'orecchio, non so se l'avete mai sentita, cioè la dichiarazione di massoneria non è più esplicita, perché è tutto assolutamente segreto. Casomai non sei associato a una loggia massonica del Grande Oriente, e sei invece associato, che ne so, un a caso a New York, tanto per diritto scozzese, è tutto estremamente facile, i rapporti sono salottieri, si fanno affari, ci sono gli istituti, ci sono le fondazioni bancarie, e tutto diventa estremamente fluido. C'è una questione: 40 miliardi di euro, i soldi non puzzano. È evidente che nel nord Italia si sta facendo uno dei più grossi investimenti da parte della criminalità organizzata, non solo un 'ndranghetista, ma un 'ndranghetista in particolare, che siano mai avvenuti, ovvero l'Expo. Ma la stessa situazione sta avvenendo, ad esempio, facciamo proprio l'esempio più brutale. Secondo voi, a Gioia Tauro chi comanda? A Gioia Tauro chi comanda? La 'ndrangheta. Chi è che decide chi viene assunto o meno? Quali sono le tariffe delle merci che arrivano? Quanto si paga di pizzo per ogni container che arriva? Chi è il proprietario di Gioia Tauro? Lo stesso del Molo Settimo Quattrini. E per prima. Di che cosa stiamo parlando? Se voi leggete i rapporti della DIA, sono pubblici tra l'altro, e andate a cercare Trieste, vi troverete delle cose molto divertenti: commercio di armi nella città, passa per Trieste, clandestini, passa per Trieste, droga, passa per Trieste, rifiuti radioattivi, passa per Trieste, rifiuti tossici nocivi verso la Cina, passa per Trieste. Monfalcone, scusate, c'è anche Monfalcone, ogni tanto me lo scordo che Monfalcone ci sta. Questo avviene. Secondo voi, gli stessi che mettono i soldi, i piccioli, a Gioia Tauro, non hanno interesse di prendere i piccioli anche da Trieste? E perché i traffici? Ad esempio, c'è un'operazione di 2 anni fa, molto grossa, avvenuta fra Monfalcone, Pordenone e Gorizia, scomparsa nel nulla, in cui c'erano dei grossi capannoni in cui dei rifiuti tossici nocivi diventavano materie prime, poi dirette verso delle discariche in Cina. Partivano da Monfalcone e da Trieste questi contenitori, fra l'altro, oltretutto maneggiati da dei lavoratori assolutamente inconsapevoli che dentro ci stavano fanghi tossici, materiali tossici, mercurio, eccetera. Questa roba qui è stata sequestrata, ci sono stati arresti, ci sono processi in corso. A Trieste io non ho letto una riga sul piccolo.
è stata pubblicata su tutti i giornali nazionali, perché l'inchiesta ha riguardato anche Genova, ha riguardato anche la zona dei Casalesi, eccetera, però comunque gli imprenditori, i soldi a quanto pare erano calabresi. Tutta questa vicenda qui è scomparsa. I soldi non puzzano. I soldi non puzzano. Partiamo da questo presupposto e ritorniamo a Gioia Tauro. Io voglio fare una cosa abbastanza spericolata di ragionamento. Voi avrete visto che c'è stata una serie di attentati a Reggio Calabria. Gioia Tauro è più vicino a Reggio Calabria, a un passo da Reggio Calabria. Ci sono una serie di attentati. Il primo attentato è avvenuto alla Procura Generale a gennaio, poi c'è stato un attentato al PM invece, quindi Procura, a Reggio Calabria, poi gli hanno fatto trovare un bazooka, poi ci sono partite delle indagini, poi è apparso un pentito. Prima hanno parlato di Scarantino, la somiglianza fra i due pentiti è abbastanza strabiliante, cioè nel senso di uno che improvvisamente arriva, sono stato io. Poi si scopre che ha tre parenti donne, di cui una sciolta nell'acido o associata a parenti suoi, eccetera, una sciolta nell'acido a Milano, in mano non si sa chi, perché sono scomparse da un anno e mezzo. E si scopre anche che questa persona è di un clan abbastanza marginale. E stiamo parlando di Reggio Calabria, e voglio specificare Reggio Calabria. Bene, queste cose qui adesso ci torniamo, e io ritorno un attimo indietro. Ritorno all'attentato di gennaio, che succede 3 giorni prima di una cosa che si chiama Rosarno. Ve la ricordate Rosarno? Rosarno è a 11 minuti di macchina dal porto di Gioia Tauro, più o meno, forse 15, ma... E lì è avvenuta una cosa che si chiama campagna elettorale. E tutto quello che avete visto, secondo me, almeno secondo me, anche secondo Angela Napoli, ad esempio, che è un parlamentare di assoluta, cioè io sono esattamente la parte opposta sua politicamente, però penso che sia una brava persona. E come sia un parlamentare antimafia, diciamo isolatissimo. Perfino del suo gruppo insieme a Granata, visto le ultime posizioni che hanno preso, area finiana attualmente, ex destra sociale AN, anzi Vissina, dell'MSI proprio, questa signora proprio chiaramente il giorno dopo il primo pogrom a Rosarno, io sto a Reggio, la vedo a un bar, all'incontro gli chiedo: signora, ma che sta succedendo? Noema, ma che sta succedendo? E lei dice: è il mio partito che sta facendo la campagna elettorale. E il partito era PD. E io gli faccio: ma come? Cioè, io questa cosa la posso scrivere? E gli dice: io le tolgo il saluto se non le scanso. Perché sono successe tutta una serie di cose nella piena di Gioia Tauro nell'ultimo anno e mezzo, tra cui alcuni omicidi eccellenti. Il figlio di un consigliere provinciale di 18 anni, il cui cugino era saltato in aria, imprenditore, uno dei più grossi imprenditori della piana Gioia Tauro, in pieno centro di Gioia Tauro, con un'autobomba. Tutta una serie di manovre che dicevano che stava cambiando un assetto, oppure semplicemente che il vecchio assetto diceva: abbiamo cambiato candidato. Bene, e allora ritorno a dopo. Cosa succede? Adesso ci sono tutte queste rivelazioni, questo piccolo clan che fa l'operazione, quell'altro che non si capisce se Catanzaro sta indagando o non sta indagando. Rapporti dei Ross, che tutte le volte che arriva un rapporto dei Ross tutti tremano, perché non si sa bene che cosa succede, cioè dalla cosa di Raffaele Lombardo fino indietro nel tempo a Mori non si capisce se sono delle ipotesi, se sono dei romanzi, se è un po' di fantascienza, insomma c'è un po' di cose che si muovono. A un certo punto c'è una cosa molto strana: ma Reggio Calabria chi comanda? Storicamente comanda il clan di Stefano, da sempre. Il clan di Stefano è il più spregiudicato, il più moderno, e ha storicamente due rapporti.
no, tre, perché il terzo è arrivato dopo, che è quello del massone. Uno con le persone nera, scusate, uno dei rapporti è con le persone nera. C'è un Di Stefano che è rimasto latitante, ha diviso, ha proprio condiviso, nel senso che erano proprio campagne d'appartamento, sembravano due studenti fuori sede. A Roma, durante gli anni 70, c'era un certo Paolo Di Stefano che condivideva il covo con un certo Franco Freda. Ve lo ricordate Franco Freda? È quello di Piazza Fontana. Va bene, che aveva dei rapporti con un certo Stefano Puntata. Avete sentito questo nome, Stefano Puntata? Che era il capo di Cosa Nostra. Ok. E stiamo parlando degli anni 70. E questi vivevano tranquillamente a Roma, poche decine di metri dalla sede della massoneria romana, nonché da una delle sedi principali dei servizi segreti. E ci hanno vissuto un anno insieme, facendo gli spaghetti, giocando a scultori, non so che cosa facevano, però un anno sono stati lì. Stiamo parlando del centro di Roma, a circa 5 metri da Piazza Venezia. Non vi dico che lì vicino c'era anche un'altra cosa che negli anni 70 si chiamava Piazza di Gesù, non so se ve la ricordate, negli anni 70 era la sede di una cosa che si chiamava la Democrazia Cristiana, ovvero il potere reale politico in questo paese. Ma lasciamo perdere questo dato qui. Il clan Di Stefano, in tutto quello che sta emergendo, sembra scomparso da Reggio Calabria, dalle dichiarazioni dell'attuale Ventino, dalle indagini di Catanzaro e anche da quelle di Milano, la famosa operazione di questa mega cupola, cioè l'Andrangheta non è una struttura verticistica in quella maniera, cioè hanno fatto riproiettare, cioè, scusatemi se entro, però o è successa la rivoluzione e nessuno se n'è accorto, oppure è stata colonizzata la Calabria da Cosa Nostra e quindi i calabresi non se ne sono accorti perché hanno riprodotto lo stesso meccanismo di Cosa Nostra siciliana in un posto che si chiama Calabria, dove oltretutto la mafia siciliana perdente che va a colonizzare l'Andrangheta calabrese vincente all'interno degli equilibri tra le mafie, e ci ripropongono che ci sta. Allora, volete sapere secondo me come finisce la vicenda di questa grande cosa della cupola di Andrangheta? Con una serie di assoluzioni o di archiviazioni. Così accolla tutto proprio a operare. Esatto, che era un poveraccio che stava lì e si è fatto intercettare ovunque perché gli avevano messo le microspie a prendere le orecchie. Ma questa è una situazione assolutamente paradossale. Perché? Perché si sembra quasi che qualcuno stia manovrando e stia facendo la grande operazione e voglia contemporaneamente togliere l'attenzione da sé. Quindi faccio l'attentato e intanto faccio un'operazione. Faccio fare l'operazione, faccio emergere questa strana cupola andranghetista che sarebbe la prima volta, è come se sbarcassero i marziani a Roma, una cupola andranghetista, e intanto mi faccio altri affari, che ne so, tipo mi prendo tutti gli appalti sul ponte, oppure mi piglio tutti gli appalti sull'Expo. E non stavo parlando di Movimento Terra, perché Di Stefano ormai il Movimento Terra non lo fanno da 30 anni. Bene, cioè, Movimento Terra è roba da piccoli, cioè da gente di basso livello, Di Stefano gioca in borsa. Allora, questa è una situazione abbastanza paradossale. Perché c'è qualcuno che si sta prestando a questa campagna di depistaggio. Io adesso prendo un esempio e ritorno un attimo indietro. Scusate se faccio questi salti temporali, però servono anche a capire. Vi ricordate il filmato della bomba davanti alla procura generale? Si vede una donna con scarpa, con i tacchi, tacchetto mezzo, che guida uno scooter e fra le gambe ha una bombola con sopra esplosivo e detonatore, bombola del gas, di quelle da 15 litri. Dietro c'è un uomo, l'uomo scende, lei, non lui, lei innesca, lui deposita, scappano e esplodono. Bene, quella sera a 'Ndrangheta io mi chiamo Alfredo. E con questo ho finito.
Allora io